Dopo i giochi del Mediterraneo 2009, senza considerare lo straordinario successo dei campionati italiani assoluti del 2018, Pescara tornerà al centro dell'atletica internazionale. Presentata questa mattina l'edizione dei campionati del Mediterraneo categoria Under 23. Evento in programma il 10 e 11 settembre 2022 allo stadio adriatico Giovanni Cornacchia. L'organizzazione è curata dalla società Runners Pescara. Pescara è una sede che vanta una lunga tradizione storica per aver ospitato in passato importanti eventi, tra i quali il Golden Gala edizione 1989, abitualmente disputato all'Olimpico di Roma, quell'anno non disponibile per la ristrutturazione in vista dei mondiali di calcio del 1990, ma sono almeno altre 10 le riunioni internazionali svoltesi allo stadio adriatico Cornacchia in 60 anni, con campioni di assoluto valore mondiale, tra i quali Edwin Moses, Pietro Mennea, Sara Simeoni, Sergei Bubka. Sindaco, allora, Pescara si prepara ad ospitare questo evento internazionale di indubbia rilevanza, di grande prestigio, divertimento, ma anche e soprattutto promozione del territorio. È proprio così, i campionati del Mediterraneo di Atletica Reggera Under 23, vuol dire che avremo tanti giovani a Pescara, tanto sport, tanto divertimento in un momento difficile, ma lo sport unisce tutti, parla un linguaggio universale e Pescara è la città dell'accoglienza, è la città dello sport, è la città che sa mettersi in mostra nella maniera migliore, si riallaccia ai giochi del Mediterraneo che sono stati nel 2009 i giochi più belli che siano mai stati svolti in quella manifestazione e quindi siamo certi di replicare il risultato eccezionale. Assessore, un'altra grande sfida per Pescara questa, no? Assolutamente sì, il 2022 sarà un evento, un anno all'insegna dei grandi eventi sportivi. Ricordiamo il 16 gennaio c'è stato il primo campionato di marcia italiano ed oggi siamo qui a presentare un grande evento di rilevanza internazionale. La bellezza di 20 paesi che parteciperanno per la prima volta qui a Pescara ai campionati del Mediterraneo Under 23 di atletica leggera. Siamo giunti alla quarta edizione, l'ultima c'è stata nel 2018 a Jesolo e oggi siamo qui pronti ad ospitare questo grande evento. Lo stadio adriatico è perfetto, avete fatto anche un sopralluogo, quindi non ci sono problematiche, assolutamente no. Non ci sono delle problematiche, ma dobbiamo migliorare, infatti il Comune di Pescara ha deciso di investire dei fondi sullo stadio adriatico per ospitare al meglio questo grande evento, per renderlo fruibile, ma soprattutto in sicurezza per i nostri atleti.